arrivati dalla redazione del canale 96. Parliamo di un piccolo speciale che stiamo realizzando e che voi vedrete proposto sui nostri teleschermi durante le festività natalizie di fine anno. Parlo di calcio a 5. Apriamo, perché il presidente Luca Bergamini della divisione calcio a 5 ha mandato a tutto il panorama del calcio a 5 gli auguri di Natale. Con le festività natalizie alle porte del nuovo anno ormai vicino, colgo l'occasione per fare i miei più sinceri auguri al mondo del futsal italiano da parte mia e di tutto il consiglio direttivo della divisione calcio a 5. La speranza è che ognuno possa vivere queste giornate circondato dagli affetti più cari. Per il futsal il 2022 è stato un anno intenso, pieno di impegni e sfide appassionanti dentro e fuori dai campi. Ognuno di noi può trarre un bilancio di ciò che è stato, volgendo lo sguardo a quello che sarà. Siamo passati attraverso le fasi diverse e finalmente, dopo tante difficoltà dovute al Covid-19, abbiamo riabbracciato una parvenza di normalità. È chiaro che la situazione globale ci impone una costante riflessione sul nostro impegno civile e sociale, così come massima deve essere sempre l'attenzione sulla criticità che ci si pongono dinanzi. Sono sfide forse meno appassionanti rispetto allo spettacolo che il futsal riserva sul campo, ma temi come il caro bolletto e la riforma dello sport sono centrali nella salvaguardia del sistema calcio a 5. In questo le costanti proficue interlocuzioni con la Federazione Italiana del Gioco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e i rappresentanti delle più importanti istituzioni sportive ci portano a guardare il futuro con fiducia. Abbiamo chiuso questo 2022 con la vittoria dell'European Women Futsal Tournament da parte della città falconara, primo club italiano a salire sul tetto d'Europa al femminile. Questo non può che essere di buon auspicio per il 2023, una vittoria del falconara, del movimento femminile, che da qualche giorno può festeggiare anche l'ufficialità del mondiale, ma anche di tutto il sistema futsal italiano, che deve farsi ispirare da quanto questa nostra comunità sia riuscita a realizzare in termini di risultati sul campo e coinvolgimento nell'intero territorio nazionale. Ci attende il 2023, un anno entusiasmante che ci porterà di volata fino a giugno con l'assegnazione delle Coppe Italia, delle promozioni, degli scudetti, senza dimenticare gli impegni delle squadre nazionali, il torneo delle regioni, la Futsal Future Cup, in attesa di godercelo. Alle società, a tutti i tesserati, alle tesserate, a tutta la classe arbitrale rinnovo l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale che è trascorso, con la speranza che possa essere un 2023 pieno di tante ricche soddisfazioni. Questo è il presidente Bergamini, che ringraziamo, che ringrazio, che abbraccio. Adesso il proseguimento del nostro programma con Nicola Giannattasio, direttore di pallacentro.org, seconda voce delle nazionali italiane di calcio a 5, nonché portiere del Prato Calcio che gioca in A2, allenatore del Prato Calcio femminile che gioca in A2 da neopromosso. Per cui rimanete con noi qualche secondo e via la seconda parte di questo nostro programma di fine d'anno. Ben ritrovati da Stefano Ballerini. Si parte dal calcio a 5 nella giornata odierna. Stiamo lavorando di martedì 27 dicembre 2022 ancora. Realizzeremo dei piccoli speciali a compendio di tutti i campionati che noi seguiamo, che vi faremo vedere durante il periodo delle feste. Cominciamo dal calcio a 5. Chi meglio di Nicola Giannattasio, voce numero 2 di Mamma Rai per la nazionale, direttore responsabile di pallacentro.org, portiere del Prato Calcio 5 che gioca in Serie A2, allenatore della squadra femminile che gioca in Serie A2 femminile di calcio a 5 con buoni risultati. Nicola, ben ritrovato. Ciao Stefano, buongiorno. Mi è mancato qualcosa o c'hai qualche altro compito? No, va benissimo così. Allora, ti rubo, spero, il minor tempo possibile, ma volevo realizzare per il calcio a 5 con te un piccolo assunto del 2022 che sta per andare in archivio. Però la Serie A di calcio a 5 gioca anche un match domani: Melilli Catania, Pomezia Napoli, Pescara San Giuseppe, Eboli Pesaro,
L84 di Volpiano, Comauto Pistoia, Olympus Roma Monastir, appunto. Come lo vedi questo A1 che ha fatto vedere tante cose in tante belle partite, ma purtroppo per la nostra nuova Comauto Pistoia che seguiamo tutte le settimane, a partire dalla fantomatica trasferta non realizzabile in quel di Catania, a seguire la sconfitta contro il Melilli, a seguire la brutta sconfitta in casa con l'Abate, no, anzi scusa, volevo dire con Eboli 5-1, come mai questo Pistoia infarcito di tanti buoni giocatori è in questa situazione? Ma sicuramente il campionato di Serie A è un campionato molto complicato e il Pistoia sta pagando dazio, deve essere una matricola, quindi al di là del valore poi dei singoli giocatori conta tanto anche l'esperienza che si può avere in un campionato come quello di Serie A. E purtroppo sono state anche una concomitanza di situazioni che hai citato, che hanno portato a complicare la classifica. Secondo me anche il meno uno causato dalla trasferta di Catania ha pesato molto nel morale. Poi è vero, c'è stato la vittoria contro il Petrarca Padova, però poi subito è arrivata la sconfitta contro il Melilli, quella sì veramente pesante, perché era uno scontro diretto contro una squadra che non aveva vinto neanche una partita in campionato. Però il Pistoia ha ancora tanto da dover dire, anche se ora anche la partita che si disputerà il 29, l'ultima del 2023, non è assolutamente semplice, perché comunque si va in casa dell'L84, una squadra che sta facendo molto bene, anche se poi anche lì c'è una situazione un po' complessa da capire, perché l'L84 in questo momento è ottava, quindi in piena zona playoff, ma potrebbe avere dei punti di penalizzazione a causa del tesseramento di un suo giocatore che è stato considerato nullo dalla Federcalcio dopo un ricorso del Petrarca Padova, e questo oltre a complicare probabilmente ancora di più la situazione del Pistoia, perché il Petrarca dovrebbe vincere quella partita a tavolino e quindi allontanarsi ulteriormente dagli arancioni, potrebbe anche cambiare un po' la classifica, perché potrebbero esserci dei punti di penalità per l'L84 che in classifica di punti ne ha 20 e magari potrebbe essere un po' risucchiata verso il basso. Però il Pistoia ha bisogno di punti, perché comunque la salvezza diretta è lontana a 7 lunghezze e i play-out sono a 5 punti, quindi insomma c'è bisogno di cominciare a fare qualcosa in più. Ok, perfetto, per cui ricordo la partita che ci interessa, L84 Nuova Comauto Pistoia, 29-12, dopodomani alle ore 15, ultimo turno del 2022, che vede Napoli in testa 34, 6 punti di vantaggio sull'Olympus Roma 28, 24 Campidosson, Futtal Pescara 23, a 22 San Giuseppe, Eboli e Abate Avellino, a 20 l'L84 appunto, 18 il Meta Catania, 15 il Pomezia, 14 l'Aniene, 13 il Monastir 360, squadra sarda, 12 Pesaro, 11 Petrarca, poi 7 Pistoia con un punto di penalità, 4 punti per il Città di Melilli che ha vinto lo scontro diretto. Saliamo di problematica a due maschile, girone B, è un annataccio brutto. Io ho fatto mandare gli highlight dell'ultimo match pareggiato da voi nel derby contro Massa, ti hanno eretto un monumento, dovrebbero portarlo a giorni in mezzo alla pista lì al Palazzo dello Sport. Ho visto farti fare delle parate sensazionali, c'era Pierpaolo Fognani, era invisibilio. Ma è stato più che altro, tralasciando la prestazione mia, è stato un punto importante, perché ci ha ridato un po' di ossigeno, un po' di morale per quello che stiamo facendo, perché era uno scontro diretto, purtroppo fratricida tra due squadre toscane. E potevamo anche fare qualcosa in più, però alla fine il pareggio credo che sia stato giusto. Loro hanno cambiato allenatore, perché contro di noi ha esordito Garzelli, però le cose non sono andate poi tanto meglio di come stavano andando con Aliboni, perché ha fatto il pareggio con noi, poi loro hanno giocato il turno infrasettimanale la settimana successiva, che era la prima di ritorno, mentre noi osservavamo un turno di riposo, e hanno perso malamente 10-5 con Roma Hornets, sì. Esatto, quindi sicuramente per il Massa la situazione resta complicata, noi adesso abbiamo una partita in meno rispetto a tutte,
ricominciamo il 7 contro, anche noi in trasferta, contro la Roma Calcio a 5, quindi uno scontro diretto contro una squadra che lotta per la salvezza come noi. E vale un po' lo stesso discorso fatto per il Pistoia prima. E bisogna che la salvezza in questo momento è abbastanza lontana ma non irraggiungibile, però adesso con tutto un girone di ritorno davanti bisogna cominciare a fare punti, altrimenti poi diventa molto molto complicato. Senti, apriamo ovviamente anche il fronte femminile Serie A e Serie A2. Allora, le pelletterie sono tornate in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, hanno pareggiato 4-4 con il Rovigo Orange nell'ultimo match. In classifica, diciamo che non sono messe malissimo, sono all'ottavo posto, sarebbero playoff a 13 punti, a 3 dal VIP di Tombolo. Come giudichi il campionato delle pelletterie? Straordinario, secondo me è un campionato di altissimo livello per una neopromossa. Essere lì in zona playoff dopo tutte queste partite, 13, se non ricordo, 12, 12 giornate, ecco, dopo 12 giornate essere lì è sicuramente un risultato importante. È vero che c'è moltissimo ancora da fare perché tra i playoff e i playout ci sono solo 2 punti di differenza in questo momento, però Pelletier sta facendo veramente un bel campionato, è una squadra che ha confermato il gruppo della promozione, ma secondo me ha lavorato bene sul mercato prendendo le migliori giocatrici toscane in circolazione e 2 straniere importanti come Ana Rivera e Andresa. Purtroppo la brasiliana si è fatta male e dovrà stare a lungo fuori lontano dai campi, questa è una perdita importante, non so se ci sarà un intervento sul mercato o se comunque poi la situazione magari può essere meno grave di quello che sembrava, però sicuramente un pelletterie che è assolutamente sopra forse anche le aspettative. Ci si aspettava forse un campionato più complicato, a parte le Rosanero che invece stanno facendo benissimo. Tra l'altro il vantaggio sulla retrocessione diretta è importante perché ci sono 5 punti di vantaggio. E quindi sicuramente adesso l'obiettivo è quello di riuscire a rimanere anche in zona playoff, però ovviamente io credo che in casa Scandiccese firmerebbero anche per il nono e il decimo posto che valgono una salvezza diretta senza gli spareggi per lo scudetto. Sicuramente, ripeto, forse il Pelletterie è la vera squadra toscana dell'anno perché oltre ad aver vinto il campionato di A2, come ha fatto poi anche il Pistoia maschile, si sta confermando con ottimi risultati anche in Serie A. Perfetto, passiamo alla 2 femminile. Allora, qui le cose non vanno tantissimo bene. Si difende la nuova Comauto Pistoia in classifica, anche se ha perso l'ultimo match contro la Roma Calcio Femminile. Voi avete invece debordato alla grande, sommergendo l'Atena Sassari 7-4. Va Maluccio invece per le due, San Giovanni Valdarno, Cuspisa. Il Cuspisa ha vinto l'ultimo scontro diretto per 5-3. In classifica conduce Ciampino davanti ad Arzachena, davanti a Sabina Lazio. Le nostre sono nella parte mediano-bassa, a 12 la nuova Comauto Pistoia. Subito dopo ci siete voi, brillantissima neopromossa. Poi purtroppo Cuspisa penultimo 4, San Giovanni Valdarno ultimo con 3. Qui cosa ci puoi dire? Il vostro comportamento è, credo di poter dire, per adesso assolutamente straordinario. Sì, noi siamo in linea con l'obiettivo che è la salvezza, siamo una promossa, quindi l'obiettivo non può che essere quello. Sicuramente la 10 Livorno sta facendo un campionato importante Ah perché sì, scusami, comunque sì, è veramente, sì, mi dimenticavo della 10 Livorno. sì, Assolutamente. è Chiedo una venia, squadra chiedo perdono. costruita per arrivare tra le primissime posizioni. Ora arriverà anche una nuova brasiliana, Amanda del Pizzolli in porta, e quindi sicuramente è una squadra molto molto forte che può arrivare ai playoff. Anche se la concorrenza è molto elevata perché il girone romano è sempre quello di livello più alto nella 2 femminile. E noi, ripeto, siamo in linea con l'obiettivo salvezza, mancano 2 giornate alla fine del girone di andata e abbiamo le ultime due derby perché abbiamo Cuspisa e San Giovanni, e quindi ovviamente sia per noi che per loro sono partite di fondamentale importanza perché sono scontri diretti e poi si sa, nei derby può succedere sempre di tutto. Sono partite complicate, vedremo dopo queste 2 partite dove saremo noi, il Pisa e il San Giovanni,
mentre un po' in ritardo forse rispetto alle aspettative il Pistoia, che però ha dei valori importantissimi, a cominciare dalla spagnola Patri Jornet, che però ha avuto qualche problema fisico nelle ultime giornate e quindi ha dovuto un po' ridurre il suo apporto, però insomma Pistoia è una squadra che secondo me può ancora dire molto in questo campionato. Passiamo alla Serie B, girone quello che interessa le squadre nostre, che è il girone C. Allora si va quasi al giro di boa. Il Reggio Emilia è arrivato a balzare in testa, sta rincorrendo il salto di categoria da un paio di stagioni. Questo potrebbe essere l'anno buono. Il Bologna Football Club secondo. Qui ci sono poi tre meravigli quattro meravigliose squadre toscane, 5, tutte raggruppate una dietro l'altra. Terza la San Giovannese 28, Atlante Grosseto quarto 27, il Pontedera quinto a 21, il Futsal Prato di Talgronda a 20, poi la Mattagnanese a 18 in settima piazza, l'Arpinova dietro a Rancuglia solamente, il Fucecchio che è da neopromossa a quota 11. Per San Giovannese, Atlante Grosseto è una stagione d'oro. Ma è un girone in cui le toscane possono dire tanto. Intanto il discorso salvezza secondo me è pressoché archiviato, perché retrocede soltanto l'ultima, il Bordighera a 0 punti, se non sbaglio. Sì, a 0 punti dopo 12 partite, E già. quindi anche la Vigor Fucecchio secondo me, insomma, è abbastanza tranquilla da questo punto di vista, anche se manca tutto il girone di ritorno da giocare. E, per quanto riguarda le altre, sono tutte squadre che possono puntare ai playoff. Ricordiamo che qui salgono le prime tre dirette in A2. E quindi ad oggi San Giovannese e Atalanta e Grosseto sono le due toscane che possono ambire alla promozione diretta, però poi ci sono i playoff che chiudono la quarta, la quinta, la sesta e la settima, se non sbaglio, Sì, quindi altre quattro esatto. squadre, e quindi è lì Italgronda, Futsal Prato, Martagnanese, Arpinova e Pontedera possono rientrarci tranquillamente. Secondo me per la promozione diretta Olimpia Regium, Reggio Emilia e Bologna hanno qualcosa in più, quindi sono due squadre che sicuramente saranno tra le tre promosse dirette. Poi potrebbe esserci una toscana diretta, una tra Grosseto, San Giovannese, ma anche qualcuna che può ancora inserirsi. E poi la speranza è che ci siano quattro toscane magari ai playoff. Andarsi poi a giocare nel gran calderone con gli altri gironi, l'altra promozione in A2, complicatissima perché poi i playoff sono lunghissimi, però insomma sicuramente è un campionato dove le nostre sono grandi protagoniste. Chiudo, permettimi, dovendo fare le lodi più grandi al progetto giovanile della Polisportiva Elba 97, che è seconda in classifica nell'Under 19 regionale. Siamo stati primi fino alla partita persa purtroppo contro il Tau Futsal, giornata in cui ci mancavano quattro titolari. Tau Futsal 22, Elba 97 21, Boca Livorno 19, sono le tre squadre che se la giocheranno. E volevo aprire questo piccola parentesi, visto che faccio parte del direttivo da un paio di stagioni, tanti ragazzini chiamati nelle rappresentative 17-19 anche per la prossima Coppa delle Regioni del prossimo anno. Vuol dire che i tecnici hanno messo gli occhi su questi giovani virgulti del calcio elbano che ha avuto 2 anni di Serie B con la stessa Elba 97, che hanno rappresentato il più alto lignaggio di campionati dell'Isola d'Elba da tanti anni a questa parte, per cui credo che il movimento debba ringraziare l'Eba 97. Allora, l'Elba secondo me è una realtà, come hai detto tu giustamente, da lodare, intanto per le difficoltà logistiche, no? Che purtroppo una società che gioca su un'isola può avere, spesso accade anche a livello maggiore con le isole più grandi, penso alla Sardegna, quindi lo stesso vale anche per l'Elba. E quindi ovviamente anche con la difficoltà poi di andare a reperire i giocatori, quindi ci vuole un lavoro capillare sul territorio, che la società ha sempre fatto in realtà, perché anche quando la squadra era in Serie B c'era un buon livello di giovanili, hai citato le convocazioni rappresentative e anche in questo caso sono stati tanti ragazzi che negli anni sono andati a giocare in rappresentativa toscana, quindi sicuramente i giocatori ci sono, la società c'è,
quest'anno ha deciso di non fare la prima squadra, però sicuramente ci sono tanti ragazzi da cui poi poter ripartire già l'anno prossimo, anche approfittando del fatto che comunque con la cancellazione della Serie D però momentanea si parte comunque direttamente dalla categoria in cui era l'Elba, quindi la C2. E secondo me hai detto che è stato raggiunto un livello tra i più alti nello sport elbano. Sì, abbiamo fatto quattro anni di Serie C di volley, sempre con l'Elba 97, avevamo il Vila Savostianova, ex giocatrice della nazionale russa, dopodiché il volley è retrocesso un pochino, siamo ripartiti quasi dalle fondamenta e adesso ci sono stati due anni della Serie B di calcio a 5, adesso siamo a livello regionale. Sì, quindi secondo me è una di quelle realtà in cui magari si dovrebbero anche concentrare, no, le attenzioni anche magari di qualche sponsor per cercare di portarle, di mantenere un livello alto. Tra l'altro l'Elba ha prodotto anche due giocatrici di altissimo livello, che giocano in Serie A col Pelletterie, che sono Roberta Maione e Giulia Teggi, quindi è la dimostrazione che il movimento è un movimento importante, quello del calcio a 5 elbano. Guarda, mi spalanchi una mezza finestra, perché dall'ultima scena degli auguri della settimana scorsa a Portoferraio è venuta fuori che probabilmente verrà indetta una leva per riaprire il calcio femminile. Ci sono tante ragazze che vorrebbero, hanno fatto dei provini, qualcuna già si allena così nella settimana, probabilmente l'Elba riavrà nuovamente una squadra femminile di calcio a 5, per cui è un movimento che si va ad ampliare. Evidentemente i filmati, le partite della nazionale e quant'altro hanno attratto l'interesse anche della ragazzina. Sì, no, poi intanto ci sono due esempi importanti, come ho detto, no? Quelli di Giulia e Roberta, ma poi l'Elba 97 a livello femminile ha fatto benissimo negli anni in cui ha fatto attività, quindi ripeto, è un movimento da tenere vivo, quello elbano, sperando poi che comunque si possa ricostituire anche un calcio a 5 sulla costa, perché poi alla fine è importante anche quello. Io ricordo i tempi in cui tutta la costa livornese era praticamente punteggiata di squadre, da Sovereto, Piombino, Salivoli, Rosignano, fino ad arrivare giù a Follonica, ma passando per San Vincenzo, e tante altre, quindi sicuramente serve anche una rinascita sulla costa che poi possa aiutare anche lo sviluppo sull'isola, perché poi comunque anche la vicinanza di altre società, seppur separate dal mare, è sempre di aiuto. Allora Nicola, cosa dire? Tu forse non mi vedi, io vedo te con la fotografia sovraimpressa, ti abbraccio a tutto tondo. Grazie di tutto, complimenti. Prossimi impegni della nazionale con la voce di Nicolina Giannattasio, quando? Questo non lo so, perché quest'anno le qualificazioni ai mondiali sono particolari, perché si è scelto di fare delle qualificazioni in stile calcio, quindi andata e ritorno. E tra l'altro la nazionale ha iniziato nel modo giusto, dopo un pareggio in Macedonia, ha poi vinto in casa contro la Svezia. Sono ancora lunghe, vediamo, insomma, sicuramente per quanto riguarda quando ci saranno verso marzo le partite in casa, potrebbe essere quello l'appuntamento. Bene, grazie di tutto, auguri, buon fine anno 2022, anche migliori auguri per il 2023, ci risentiremo tra qualche tempo, non ti voglio tediare, per cui grazie a Nicola Giannattasio, un bacio, un abbraccio, viva il futsal! Grazie, arrivederci. A presto. Secondo spezzone dedicato al calcio a 5, rivedrete questo mini servizio durante le feste di Natale mandato in replica da Enrico Milano, che ringrazio di là del vetro della regia, Stefano Ballerini che dire vi saluta, vi ringrazia, vi abbraccia, viva il futsal a tutte le categorie, in bocca al lupo a tutte le squadre toscane, vi voglio bene. L'appuntamento sarà per i primi dell'anno, come al solito ogni mercoledì infarcito di mille partite ed il commento su Pianeta Calcio a 5, canale 96. Buone feste e buon anno dalla nostra redazione, linea che torna alla regia. Buongiorno a voi e tanti auguri. Allora, io sono un po' geloso, io la conosco da più tempo, però so che lei ha fatto comunella già due o tre volte col mio coequipier che è qui accanto, e allora mi stanno rubando un contatto prezioso. Comunque Paolo Caselli è qui accanto a me, la saluta.
No, no, ma col presidente ci siamo visti, ma vince sempre l'Udinese alla fine. Ci sono cordiali saluti, ma vince sempre l'Udinese. Sì, devo dire che la cosa funziona, quindi mi tengo stretta questo rapporto, perché se aiuta i bianconeri va benissimo così. Vi lascio voi parlare di baseball, che è il vostro campo. Allora, presidente, è un piacere di abbracciarla, poi ci si rivedrà sicuramente. Dobbiamo fare il punto della situazione, poi arriva la domanda scottante, questo interrogatorio delle ultime, diciamo, dell'ultima settimana di lavori in casa baseball. Allora, vogliamo tirare un consuntivo anno 2022, baseball e softball. Partiamo dal softball, lei è uomo di softball, ed il softball nel 2022 e qualche anno prima ha raggiunto dei risultati che ancora purtroppo la nazionale di baseball non ha potuto e non ha saputo fare. Cominciamo dalle ragazze. Ma a parte che non è proprio vero che sono uomo di softball, sono uomo anche di baseball, anzi in realtà sono partito dal baseball. Comunque le ragazze hanno fatto un anno di transizione, nel senso che è ripartito il lavoro della squadra signora dopo le Olimpiadi. Abbiamo avuto il grossissimo risultato della conferma del titolo europeo nell'Under 22. Poi la signora si è arrivata terza, ma lì sapevamo che era un anno complicato, nel senso che partivamo con una squadra molto ringiovanita rispetto alle Olimpiadi e con tanti nuovi innesti che faranno bene per il futuro. Quest'anno nel 2023 avremo le qualificazioni mondiali che giochiamo in casa, giochiamo senza pressione perché poi ospitando anche la fase finale siamo già certi di giocare anche nel 2024 e lì stiamo lavorando sicuramente bene per il futuro con una squadra veramente giovane e tosta. Abbiamo confermato il senior advisor, abbiamo ancora Mike Andrea con noi il prossimo anno, che è veramente una leggenda. Prima sentivo parlare di un guru, giustamente parlando di Greg Popovich. Noi abbiamo Greg Popovich del basket, cioè abbiamo nel softball noi che è Mike Andrea. Quindi le ragazze lavorano in tal senso. I ragazzi hanno un impegno molto più vicino che il classic a marzo, anche se la formula del classic è sicuramente diversa rispetto alle altre manifestazioni. Il mondiale per professionisti puntiamo a fare molto bene e poi da lì trovare lo slancio per gli europei che si terranno a settembre in Repubblica Ceca. Dovesse scommettere qualcosa, ora stavo cercando la lista dei ragazzi su cui Piazza avrebbe messo gli occhi per andare a giocare il Classics, e poi abbiamo anche da qualche parte il girone dei prossimi europei. Dovesse scommettere qualcosa sui tanti paesà che andranno a giocare il Classics, lei chi vorrebbe poter poi portare in Italia? Che qualche squadra potesse portarne uno in Italia? Ma lì è sicuramente una cosa più complicata e difficile, nel senso che comunque i professionisti hanno dei contratti molto particolari, difficili poi portarli nel campionato italiano. Certo, Mike Piazza ha puntato su un gruppo di ragazzi giovani con tantissima voglia di fare bella figura con l'Italia. Abbiamo tantissimi ragazzi che hanno dato la disponibilità, la squadra è sicuramente buona. Si sta ancora lavorando sulla chiusura del roster e chissà che non si riesca a fare qualche regalo ai nostri tifosi. Presidente, una domanda che riguarda lo sport. Stavate parlando appunto degli oriundi. Molto spesso nel rugby è stato fatto in maniera anche forse troppo massiccia. Si è cercato e sta cercando la Federazione Italiana Basket andando a cercare Banchero. Poi la difficoltà è anche riuscire a inserire questi ragazzi in un gruppo che magari si è consolidato. Sì, da noi è ancora più complicata, nel senso che il classico è proprio una manifestazione che va considerata a parte. Per quanto riguarda la nazionale, quando si gioca negli europei o le competizioni, in questi anni il numero degli oriundi è sicuramente calato rispetto al passato. Hanno saputo inserirsi chi più chi meno nei vari gruppi. Sono delle situazioni diverse da quelle che affronta in questo momento Gianni Petrucci con Banchero. Per i Classic è certo che sarà una squadra con tantissimi ragazzi statunitensi, perché è proprio il tipo di manifestazione che richiede questo impiego di giocatori che attualmente disputano i campionati professionistici oltreoceano. Poi è ovvio che non posso aspettarmi che Trey Mancini giochi le finali del campionato europeo, anche perché mi auguro per lui che giochi le finali
insomma, ha fatto quest'anno dell'MLB vincendo poi il titolo con Houston. Eh sì, le Series hanno un altro appeal, indubbiamente. Senta, possiamo rischiare qualcosa nel girone dei prossimi europei 2023, Repubblica Ceca, Italia, Svezia, Gran Bretagna, Ungheria? Gli svedesi qualche volta, ma tanti anni fa, ci hanno messo diversi bastoncini in mezzo alle ruote, ma passiamo il turno da primi, ovviamente. Beh, sicuramente nel girone abbiamo la Repubblica Ceca, che è in crescita notevole in questi ultimi anni. Stare attento anche alla Gran Bretagna, perché lì proprio l'utilizzo dei ragazzi che erano degli Stati Uniti è massiccio, però insomma noi siamo sempre d'Italia, no? Io mi preoccupo sempre di più della mia di squadra che quella degli altri. Non mi piacciono molto i tecnici che mi dicono nel mio girone abbiamo questo, abbiamo quelli. Preferisco quelli che mi dicono dobbiamo entrare in forma Mineo e company, preferisco quelli ad altri tipi di discorsi. Allora, arriviamo piano piano. Cosa sta succedendo nelle due città che hanno disputato la finale scudetto, San Marino e Parma? San Marino avrebbe riconfermato nelle ultime 72 ore l'assoluta decisione di non far parte del prossimo campionato. Parma aveva minacciato di accodarsi, ma non so cosa abbia deciso Parma. Che sta succedendo? C'è verso di riannodare i fili o abbiamo perso una società barra due? No, Parma si è iscritta al campionato, lo posso confermare. Parma si è iscritta, perfetto, benissimo. Nei okay. termini. San Marino, io sono una persona che una volta avrei detto positiva, ma visto gli ultimi 3 anni non si può dire, passiamo ad ottimista. Sono sempre dell'idea che soluzioni ci sono sempre, perché ogni problema ha una soluzione, altrimenti semplicemente non sarebbe un problema. Ci sono contatti, ci sono continuamente situazioni in evolvere, vedremo. Sono ovviamente molto interessato a questa situazione, e per me perdere una società, qualunque essa sia, in questo caso ancora di più perché sono i campioni d'Italia in carica, è sempre un dolore. Cerco sempre di evitare in tutti i modi che questo accada. Le ultime due le divido, prima per chi sta più sopra, credo che sia da fare un plauso accomunandole tutte e due, Grosseto e BBC Grosseto, i ragazzini, la seconda squadra di Grosseto, che hanno disputato una scorsa stagione. Il Grosseto avrebbe voluto trovare il modo di arrivare alla finale, si è dovuto arrendere prima, però poi ha perso con la seconda squadra di Grosseto il derby maremmano. E la seconda squadra di Grosseto sta facendo sognare i suoi tifosi. Lì potrebbe essere un auspicabile di fare una sola squadra forte per lottare davvero per arrivare in finale scudetto e riavere lo Iannella strapieno? Ma io sono convinto che... Io festeggio il fatto che Grosseto dopo tanti anni sia tornato ai vertici del movimento italiano ed è tornato con due società che hanno probabilmente politiche diverse, nel senso di strutture diverse, e che ognuno per la sua parte dà il massimo, e quindi sono felicissimo del livello che hanno raggiunto. Poi se uniranno le forze in più sarà una scelta loro, che troverà sicuramente il mio appoggio, come credo che sia giusto che dia il mio appoggio qualora vogliono proseguire come stanno lavorando in questo momento. Insomma, io da tifoso del baseball sono felice di quello che ho rivisto quest'anno e vedere Grosseto in una semifinale di scudetto, ma anche l'altra Grosseto in semifinale di Coppa Italia, credo che sia stato un bellissimo momento per il nostro sport. La Serie A riabbraccia dopo tanti anni il Padule, che ha battuto il Rimonta in Messina da 0-2 a 3-2. Padule che torna in Serie A, vorrebbero fare una grande scommessa, poi non so quali siano le decisioni e le disponibilità dell'amico Romano Becchi, che conosco e che abbraccio, a cui mando gli auguri. La Toscana ha una terza squadra in Serie A. Sì, hanno festeggiato bene gli 80 anni di Romano, 80 anni trascorsi gran parte sui campi da baseball con la solita incredibile lucidità e con lo sguardo rivolto al futuro. Una bella notizia sicuramente il ritorno di Padura in Serie A. E credo che questo potrà trascinare ancora di più il baseball in Toscana. E se chiudo, e poi la ringrazio,
Mandiamo un augurio alla Fiorentina Baseball. È tornato Marco Duimovic a lavorare a Firenze, andrò a trovarlo al più presto. Abbiamo mancato con Messina la possibilità di andare alle finali playoff lo scorso anno, ma andammo in Sicilia con tante purtroppo assenze pesanti, uscimmo sconfitti 3-1 nel numerico finale. Si riparte dalla Serie B, dove c'è Marco Duimovic possiamo sperare tante belle cose. L'augurio per Firenze e per la Toscana, per il baseball italiano, di ritornare molto velocemente ai fasti di un tempo, in un pianto bellissimo, centrale, in cui sarà centrale ancora di più quest'anno, perché in Toscana, nel 2023, scusate, in Toscana si giocherà il torneo delle regioni e certamente sarà un momento importante per dimostrare quanto la Toscana sta crescendo negli ultimi tempi. C'è anche in Serie A uno di Sovo, la Sestese. Assolutamente sì, guardi, me lo stavo per venire da lei con questa considerazione finale. Che va sicuramente a giocare il campionato probabilmente più difficile fra tutti quelli che ci sono in Italia, perché la uno di Sovo con 10 squadre, creata apposta 10 squadre per alzare il più possibile il livello, è certamente un campionato che darà delle soddisfazioni. E in cui credo che la Sestese ci possa stare senza nessun tipo di problema. Allora io la abbraccio, la ringrazio, ci vedremo spero il più presto possibile, le auguro buon fine anno, migliore inizio del 2023 dove gli appuntamenti saranno tanti, le auguro buone feste, buon lavoro, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere, che dire, grandi cose, viva il baseball e viva il softball. Auguri Presidente. Auguroni anche a voi, grazie. Grazie, buon lavoro, grazie di essere stato con noi. Allora, eccomi di nuovo a voi, ben ritrovati da Stefano Ballerini dal canale 96 di Tele Firenze Viola Super Sport. È l'apertura di un'altra pagina di queste festività, la prima, diciamo la pagina zero del mondo del baseball del 2023 che verrà. Perché? Perché Marco Duimovic, mio grande amico della mia infanzia, prima da amico, poi da frequentatore del baseball, poi da speaker, poi da giornalista, ma amico suo, mi ha fatto il più grande regalo, torna ad allenare la Fiorentina Baseball. E allora ritrovo Marco Duimovic. Ciao, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Perfetto, allora ti mando i saluti di Andrea Marcon, che ho avuto ospite questa mattina in redazione, che mi ha detto alla notizia che tu tornavi ad allenare qui. Se torna Marco Duimovic, la Fiorentina Baseball ha l'occasione di tornare in Serie A nel minor tempo possibile, per cui ti fa un augurio impegnativo. Tu mi hai detto... Speriamo, via. Allora, tu arrivi da Fiorentina Baseball, poi hai giocato a Roma, poi hai giocato a Bologna, poi hai fatto parte delle rappresentative azzurre, tanti anni in Fiorentina Baseball, poi anche allenatore con te ritrovammo la Serie A qualche anno fa, poi retrocedemmo in B, sei andato a Livorno un anno e mezzo, l'anno scorso un anno sabatico, Cisce Sassoli ti richiama e vieni a Firenze, con che intento vieni a Firenze? Ok, aggiungerei anche Rimini e Modena. Rimini, ciao, e Modena, assolutamente sì. In attività, ma io ho fatto una scelta di vita, Stefano, come sai mi sono trasferito a Castiglioncello, quindi la scelta è stata questa, anche il fatto di dare una mano quell'anno, quella parentesi a Livorno, era dovuta a questo fatto qua. Federico mi ha ricontattato, io sono stato contento, in prima battuta vorrei ringraziare e salutare Paolo Minozzi, che era l'allenatore della scorsa stagione. Come sai benissimo, ho avuto un incidente quando era, diciamo, sulla panchina della Fiorentina. Una pallina sprezzata nel box battuta e gli è finita in un'occhio. Esatto. Lo vorrei ringraziare, cioè, vado in continuità sul lavoro che ha fatto lui. Ora, quindi questo è importante. Per quanto riguarda Marcon, mi fa piacere quello che ha detto, ma il nostro sarà un percorso un po' diverso. Ora, noi abbiamo una squadra di giovani, stiamo cercando tre o quattro pedine nei posti giusti da poter mettere per, diciamo, facilitare il percorso, però non sarà semplice, ecco.
mi hai mandato un bel pensiero che io riassumo, indirizzato al presidente Cinti, che saluto, e insieme all'amico Stefano. Non pagate me, beato te che lo puoi dire, ma datemi la possibilità di portare due o tre pezzi perché la Fiorentina Baseball possa partire immediatamente in prima battuta con i migliori auspici. Mi dai un'anticipazione? Tre nomi me li dai a me? Ma sicuramente te li do a te, Stefano. Ora è un po' prematuro, io credo che nei primi di gennaio saremo in grado di dirti chi sono, perché ancora siamo in definizione, ecco. Per quanto riguarda il mio rimborso, Federico credo che qualcosa mi dia. Ora, a parte gli scherzi, dico, stiamo cercando tre giocatori di esperienza, per avere un supporto sul monte di lancio, dietro al piatto e anche in difesa nel ruolo di interbase. Senti un po', c'è un posto vacante in Serie A, si potrebbe fare domanda, perché San Marino ancora parrebbe più verso il no che verso il sì, laddove Parma due giorni fa ha firmato e parteciperà al campionato di Serie A. Possiamo dire a Cinti, se scuce qualche soldino, si va direttamente in Serie A? Ma Stefano, io aspetterei almeno un paio di anni, dai, vediamo se ce la facciamo noi tra questa e la prossima a fare un bel lavoro e a tornarci con le proprie, diciamo, con i propri mezzi, e forse sarebbe la cosa migliore. Assolutamente. Ora non penso che siamo pronti, obiettivamente. Senti, allora, nazionale che va verso il Classic, è un buon bilancio del softball nazionale in questo ultimo anno. Softball che partecipò alle Olimpiadi, laddove la nazionale di baseball maschile no, tanti buoni risultati. Adesso c'è questo conquibus, Parma sì, sarebbe il colmo che il team che ha vinto l'ultimo campionato italiano, il San Marino, rinunciasse per un mero problema chilometrico nel varare i gironi della Serie A. Possibile? Chissà, però conoscendo il presidente del San Marino, insomma, se si mette in testa una cosa, non credo che arretrerà molto facilmente. Spero, ecco, che la presenza del San Marino ci sia, perché insomma sarebbe un campionato veramente zoppo senza la squadra più forte. Per quanto riguarda le nazionali, il Classic, il softball, spero, ecco, che ci siano un po' di italiani pronti, però mi sembra di vedere, di leggere tanti nomi oriundi con un doppio passaporto, e questo un po' mi dispiace, quindi motivo in più per fare un campionato e puntare sui ragazzi italiani giovani, per dare alla nazionale un futuro un po' diverso, via, rispetto a quello di oggi. Padule vi dà il cambio, il Padule è tornato in Serie A, incredibile ma vero, un minimo di auguri per gli 80 anni di Baffo Romano Becchi bisogna farglieli. Ma certo, ma figurati, poi il Padule ha sempre avuto, diciamo, tutti i giocatori che dalla Fiorentina uscivano andavano sempre a Padule, quindi il rapporto è sempre stato quello di che andavamo un po' a braccetto, no? Quindi sì. Gli auguri glieli facciamo volentieri al presidente Becchi e al campionato che dovranno effettuare, perché sarà bello competitivo, ecco. E poi l'ultima finestra la lasciamo cavallerescamente parlando alla Sestese, nuovo campionato, nuovo format, tutte insieme in un girone unico. Ho parlato con Simona Nava, che mi ha detto che sono a caccia delle due straniere per rinforzare il roster, per cui la Sestese è sempre in Serie A e questo non ci può che fare piacere. Esatto, fa piacere a tutti, via, anche a noi del baseball ci fa piacere. Ora io devo anche fare il tifo per la squadra della Fiorentina, del softball, che milita in Serie B. Quindi strizzo l'occhio, diciamo, alla Simona, però tifo per le nostre fiorentine. Assolutamente, assolutamente sì, volevo finire lì, appunto, a comunare la Sestese della Serie A, la Fiorentina della Serie B. Un augurio a tutte le squadre di baseball e di softball dei nostri campionati. Piano piano torneremo nel fulcro del diamante. Io ora mi assento per 10-15 giorni, quando torno sicuramente ci vediamo lì e torniamo perlomeno a passare una sera insieme.
Volentieri, Stefano. Va bene, saluta la mamma, saluta tutti, saluta i ragazzi, saluta Cisce, ci vediamo prestissimo. Grazie mille, grazie ciao. Stefano. Ciao ciao Marco, buon rientro, buon ritorno a Firenze, ok, perfetto, bene. Ringraziamo Marchino che si è fermato dandoci modo di realizzare questo collegamento, che ovviamente a cui uniamo il collegamento con Marco, facciamo copia e incolla e ci mettiamo a seguire anche la telefonata intercorsa nelle ultime ore col presidente Marcon per realizzare uno special di baseball e softball da regalarvi a voi teleutenti del canale 96 per questo periodo natalizio. Appena rientriamo sarà partita anche la campagna acquisti nel mondo del baseball e softball, vi ragguaglieremo tra una quindicina di giorni. Tanti cari auguri, miglior fine 2022, miglior inizio del 2023, vi voglio bene, viva il baseball, viva il softball. Auguri da Stefano Ballerini, dalla nostra redazione, grazie Enrico Milano, la linea torna alla nostra regia. Alessandro Berattoni, buongiorno! Buongiorno Stefano, buongiorno a tutta Firenze, Viola Supersport, tutto bene? Per ora tutto bene, aspettiamo notizie da Roma e poi, sperando che siano notizie buone, ve le comunicheremo a Roma, ve le comunicheremo da Roma a tutti, per cui bene. Tu sai già di che cosa stiamo parlando, per cui mi auguro che arrivino al più presto, perché stiamo navigando a vista, stiamo spendendo troppi soldi, non è giusto niente, per cui che ci diano una risposta subito, tutto abbiamo già presentato quello che serve, per cui voglio dire è così e vediamo quello che succederà. Allora, guarda, ho rimesso qui sul tavolo, ovviamente c'è il tuo piccolo riconoscimento nei nostri confronti che viaggia sempre sul nostro tavolo. Allora, porzione di 2022, andiamo verso l'inizio della porzione 2023 del campionato di A2 maschile. Purtroppo siamo in fondo, stiamo arrancando, ma ricordo che il Tavarnelle praticamente come se non avesse stranieri con la S maiuscola, abbiamo Picciardo e Singh che sono, ma non abbiamo il campionissimo fascinare come fanno i soldi di tante altre società. Stiamo facendo il massimo, pecchiamo di un po' di inesperienza, speriamo che il lavoro di mister Pelacchi di questi giorni dia i primi frutti quando ricominceremo a giocare, e nel ricominciare dovremo andare a incontrare Parma il 7 di gennaio alle ore 21. Che senso dai, che voto dai alla porzione 2022, ma diciamo in totale, perché nel 2022 hai vinto il campionato di Serie B e sei tornato in A2. Sicuramente è un voto di sufficienza ampia, 7, 7 e mezzo, a tutto il 2022. Chiaramente pesa tantissimo la vittoria del campionato di Serie B, un campionato di Serie B stravinto e meritato sul campo da tutta la nostra squadra. È chiaro che nel passaggio dalla Serie B alla Serie A2 abbiamo sofferto, stiamo soffrendo tantissimo. Perché? Perché alcuni nostri giocatori per motivi di lavoro hanno dovuto interrompere la collaborazione con la nostra società, quindi la nostra squadra non voglio dire si è indebolita, ma come posso dire, è stata ridimensionata a quella definizione che io ormai do da tanto tempo a una squadra. Noi siamo per la pasta fatta in casa con i nostri ragazzi, quindi ci dobbiamo confrontare con delle squadre molto ben più come posso dire, organizzate, si sono rafforzate, hanno la possibilità di comprare dei giocatori, non voglio dire che fanno la differenza, però che danno un'impronta diversa dalla nostra. Ecco, poi tu sai benissimo che quando uno perde e continua a perdere si innesca una situazione psicologica interna che va superata, bisogna cercare di superare. Speriamo, ecco, che questa sosta natalizia, oltre che
a darci la gioia, la contentezza di stare con i nostri cari, ci abbia ricaricato un po', abbia ricaricato un po' i nostri ragazzi e quindi di poter ripartire. Nel frattempo ci stiamo guardando un po' intorno per vedere se c'è la possibilità di trovare qualche ragazzo che ci può venire a dare una mano. So che l'allenatore ha avuto dei contatti con alcuni ragazzi, vediamo un attimino se ci possiamo ripresentare, giusto come hai detto te, il 7 di gennaio alle ore 21 contro il Parma, per vendere cara la pelle, per vendere cara la pelle, o per ripartire con una marcia un pochino in più per vedere di salvarci, perché per noi è importantissimo salvarci, questo tu sai benissimo, perché in prospettiva c'è il palazzetto nuovo, quindi dobbiamo in tutti i modi rimanere in Serie A2, per motivi che sono importantissimi sia per la nostra comunità che per la nostra associazione, che deve in qualche modo rimanere a questo livello, perché tornare in Serie B sarebbe veramente una cosa negativa, ecco. E però terminare la parte 2022 con uno dei nostri, Edoardino Borgianni, capocannoniere del campionato di A2 Girone B, 148 gol davanti a gente come Nebojosa, 140 di Parma, con cui andremo a scontrarci il 7 di gennaio post Befana, Tobias del Bologna United, 118, poi arriva uno dei nostri, l'abbiamo conosciuto purtroppo, del Pantarei Modena pugliese, 111, ma un altro grande straniero è quello di Cingoli, Lamelas Gomez Miguel, che viaggia a 109 gol. Ecco, chiudere il 2022, poi magari arriveranno gragnole di gol nel proseguo e magari perdiamo la leadership, però avere Borgianni, ricordo ai tempi di Siena, fu convocato anche per due stage in Nazionale A, poi è uscito da grande prospetto e non poteva essere riconvocato di nuovo. Avere Borgianni lassù è un vanto straordinario per la Pallamano Tavernelle. Sicuramente è un valore aggiunto. Il nostro Edoardo, tu sai benissimo, è un'eccellenza che tutti vorrebbero avere, quindi ha avuto tantissime proposte. Lui sta resistendo, rimane fedele alla maglia e quindi per noi è un vanto ed un onore continuare ad averlo nelle nostre fila. È chiaro che è un giocatore che è sopra le righe e quindi deve combattere per noi ancora, per vedere se riusciamo a salvarci. Questo è importante, noi vogliamo salvarci, ecco, questo è l'imperativo categorico di questa stagione e quindi dobbiamo in tutti i modi trovare la soluzione, ecco, una soluzione che deve essere valutata, ponderata con attenzione, però dobbiamo cercare di uscire da queste sabbie mobili, insomma, della penultima, terzultima posizione in classifica, ecco. Assolutamente, chiudo il tuo collegamento dandoti l'ultimo risultato. Questa è cronaca di tutti i giorni, si è giocato la Supercoppa maschile e femminile a Chieti, alla casa della Pallamano, dove Salerno ha battuto Brizen Bressanone 22-21 e dove Conversano ha battuto Sassari 30-29, due finali decise da un sol gol di differenza, per cui questi sono i risultati che arrivano dalla Serie A, dalla Coppa. L'ultima domanda è, perché ho visto anche che c'è un risultato dei campi della seconda fase eliminatoria della Youth League maschile, voi avete dovuto, gioco forza, quest'anno rinunciare, hai giocato la Youth League l'anno scorso, ecco, a livello di pallamano maschile giovani come siamo messi noi di Tavernelle? Allora, diciamo che quest'anno è ricominciato alla grande, no? Abbiamo rivisto tornare tutti i ragazzi dell'Under 19, dell'Under 17, dell'Under 15, quindi noi viaggiamo, non dico come risultati, ma viaggiamo a gonfie vele, come presenza, come impegno e come
schieramento, quindi siamo contentissimi dal punto di vista giovanile. Quindi noi abbiamo impiegato i ragazzi dell'Under 20 per la Serie B, ci siamo iscritti al campionato di Serie B che servirà sicuramente per far crescere i nostri ragazzi, per fargli acquisire quella capacità e quella sicurezza per assicurare una continuità nella formazione della prima squadra, ecco, che deve, e continuo a sottolineare, deve essere la 2. Quindi questi ragazzi che stanno giocando in Serie B devono in tutti i modi crescere e creare quella che è la sicurezza e la continuità, insomma, ecco, in Serie A2. Ok, perfetto, benissimo, tutte parole che sposo al 100%, vivo tutto quello che succede lì come fossi, mi sento parte della situazione, per cui andiamo solamente a fare il punto per quello che sarà quando tutto ricomincerà a gennaio, sarà anno Domini del Signore 2023. Auguri Monteprandone Verde Azzurro Sassari, Ferrara Chiaravalle, San Lazzaro Camerano, Bologna Modena, il derby della Via Emilia, Tavernelle Parma che aprì il campionato di A2, una sconfitta a Parma all'andata, Pescara Teramo, questa è una partita che interesserà molto da vicino il Tavernelle, e poi il Prato che se la vedrà con l'armada di Macagi Cingoli. Questo è tutto, Alessandro, cosa ti devo dire? Incrocio, guarda, in diretta tutto ciò che c'è da incrociare. Viva Tavernelle, viva il movimento della palla a mano, saluto il movimento a Borgo San Lorenzo dell'Euromed del Mugello United, saluto il presidente Bardini con cui cercherò di parlare per realizzare un piccolo speciale di fine anno durante questi giorni di festa. Auguri al Tavernelle, tenete duro. Grazie. Lottiamo tutti perché sta per essere inaugurato a marzo il nuovo palazzetto dello sport, nonché il nuovo stadio nella zona sportiva di Tavernelle Barberino. Per cui auguri, auguri, grazie. Auguri. Grazie, grazie a tutti voi, buon lavoro e buon anno nuovo a tutti. Grazie. Ti abbraccio, un abbraccio a tutti quanti, grazie Alessandro, a prestissimo. A presto, ciao. Okay. Professor Fabrizio Bergnani, buongiorno, benvenuto. Buon Natale, buongiorno. A posteriori, buongiorno. Buon Santo Stefano a posteriori, futuribile, miglior fine, miglior inizio 2023. Come stai? Sto bene, mi scuso se non ti ho cercato prima, ma ero in una partita di tennis, quindi mi scuso per questo. Ah, noi ci scusiamo allora con i tuoi coi della pallina gialla ruzzolante. Allora, dobbiamo fare... C'è qui accanto a me Paolo Caselli che ovviamente ti saluta. Un saluto cordialmente, gli faccio tutti gli auguri ovviamente. Anche a te Fabrizio, ma non mi domandare chi si compra perché non lo so. No, io so che si compra Mbappé perché a me è piaciuto Mbappé, mi hanno detto forse. Allora c'ho l'occhio fine perché questo è un ragazzo che non era conosciuto, capito? Si sta parlando. No, infatti, sì, sì. Si sta parlando di un trasferimento, visto i cattivi uffici che ha commessi, di uno scambio, si sta parlando di qualcosa di una situazione di mercato che dovrebbe coinvolgere forse Mbappé. Si sta parlando fra ingaggio, altre storie, quasi di un miliardo di euro. Quanti sono, Paolo, un miliardo di euro? Io non ci arrivo neanche a capirli. Tu sai che io sono un collezionista di soldatini e di squadre di subbuteo. Se mi pagano i soldatini e squadre di subbuteo, Fabrizio si gioca da qui alla fine dei giorni. Vabbè. Senti un po', può darsi che tu mi avessi mandato un messaggio che eri a Livorno, si è disputata la fase regionale della Coppa Brema? Sì, sì. Molto bene, sì, ecco, abbiamo, lì che volevo arrivare. Fatto, allora, la Rari, vorrei darti queste notizie qui velocemente, conclude l'anno 2022 bene e soprattutto la notizia ci tengo a dare subito è che Lorenzo Zazzeri ricomincerà a allenarsi quanto prima perché è stato ritenuto idoneo dopo i problemi fisici che li limitavano e non gli consentivano l'idoneità, adesso diciamo sta bene e quindi riprenderà l'allenamento. Questa è la notizia più bella. Ci dispiace molto perché come sai lui purtroppo non è potuto andare ai mondiali di Melbourne dove gli italiani hanno fatto record mondiale di staffette così e lui era sicuramente un componente, però diciamo tant'è la vero, notizia bella ti fermo, tant'è vero che nelle interviste del post staffetta
I quattro componenti del Quartetto Azzurro hanno voluto fare dedicare un pensiero personale ognuno a Lorenzo Zazzeri. Sì, è vero, è un ragazzo d'oro, ovviamente peccato perché è stato fermo ovviamente 4 mesi e mezzo e quindi questo un po' peserà nella ricostruzione, però il fatto che ricominci per noi è importante. Lui, sapete, è la punta di diamante del nuoto della Rari Nantes Florentia. Dietro c'è tanta roba, però insomma lui è onestamente riconosciuto il numero uno attualmente della Rari Nantes Florentia. E a Livorno com'è andata in previsione poi della finale di Coppa Brema a Riccione post campionati primaverili prossimi, dove io non mancherò? Allora, purtroppo ti anticipo che non ci sarà la finale e questa è una decisione della FIN centrale e non sappiamo perché. Aia. Quindi faranno solo una graduatoria su base regionale, su quella che stava fatta in base regionale. Io onestamente non ti so dire il motivo perché non fanno la finale nazionale, ma la fanno solo su base regionale, cioè faranno i campionati assoluti ma non faranno la finale Brema. Quindi noi la nostra classifica nazionale la deduciamo dal punteggio che abbiamo ottenuto a Livorno su base regionale. E come saremo messi in base nazionale? E siamo ovviamente fra le prime 5 sia nei maschi sia nelle femmine. Le femmine sono andate molto bene, hanno migliorato i punteggi l'anno scorso. I maschi un pochino meno bene, ma ripeto, assenza di Zazzeri pesa tantissimo. Assolutamente. Oltretutto anche Restivo era infortunato alla spalla, quindi puoi pensare che abbiamo fatto 12.100 punti contro i 12.300, 200 punti in meno senza questi due big. Mentre le femmine, anche loro per la prima volta sono andate sopra i 12.000 punti e quindi siamo fra le prime 5 in squadra, in Italia insomma, ecco, capito? Senti, io vorrei buttarla oltre la staccionata, ma so che Paolo Caselli poi mi prende le briglie e mi mette a terra. La Matilde Biagiotti dove può arrivare? No, Matilde Biagiotti te lo dico io. Matilde Biagiotti, sì. Te lo dico io dove può arrivare, perché forse lo sai Fabrizio, c'è stata la premiazione dei ragazzi under 20, under 18, ma anche della nazionale di rugby da parte della federazione. Madrina era Matilde, e, insomma, siamo stati insieme, io, lei e suo padre, è stato molto divertente, si è calata benissimo e mi ha detto: ma io sono timida da starmi vicino. Matilde, ti devi abituare, perché secondo Stefano Ballerini sarai, cosa posso dire, la nuova Eserseghi, la nuova Pellegrini, la... fai te quello che vuoi. E lei si è messa a ridere. Allora, sai benissimo che Matilde è una ragazza timida, cioè molto forte ma timida, sì. Tanto aggressiva in acqua quanto mite fuori dall'acqua, per cui insomma lei ha un po' qualche problema, diciamo, a stare sotto riflettore. No, è una ragazza, ovviamente, ripeto, che ha 17 anni, quindi ha tutto un mondo davanti, ha tutto un avvenire davanti, è preparata bene dal suo allenatore, che gli fa da babbo quasi, Marco Matulli, sì, certo. Giovane, perché sai benissimo alla Rari siamo diversi gruppi, diversi allenatori, si opera tutti. E ho distribuito io come responsabile gruppi omogenei dove lavorano, in cui gli atleti devono stare tranquilli, lavorare e prepararsi. Quindi lei fa ancora parte del settore giovanile perché è il secondo anno cadette, certo. Però diciamo è già uno a livello nazionale fra le prime 5-6 in Italia. Dove arriverà? Vediamo, non lo so. Vediamo, io li spero veramente ad arrivare altri, perché insieme a lei sai che c'è anche Mati Irene, anche lei medagliata mondiale, giovane, che anche lei vedremo dove arriverà. Tra l'altro mi permetto, ti rubo un secondo per dirti che la Rari Nantes Florentia anno scorso, anno 2022, ha vinto a livello nazionale il campionato esordienti, ossia abbiamo ovviamente riportato la notizia, la potete trovare sul ed è un risultato unico mai successo, cioè che a livello giovanile la Rari Nantes Florentia a livello esordienti è arrivata prima in Italia su 320 squadre davanti all'Aniene, e questo è un risultato a noi che ci dà, cioè, quindi le leve, i giovanissimi, capito? Quindi non abbiamo solo punte, ma siamo la migliore squadra a livello nazionale a livello esordienti, cioè ragazzini 12-13 anni, insomma. Bene, allora tutto ciò ci rasserena l'animo, ci lascia positivi. Peccato non ci sia la finale di Coppa Brema, perché avrei scommesso, sarei andato all'agenzia betting in fondo del Vialone a Riccione, avrei scommesso dobloni pesanti sull'eruzione della Rari su uno dei primi due gradini della futuribile
Coppa Brema, magari la riabbracceremo il prossimo anno, vedremo ciò che succederà. Sai che l'anno scorso arrivavamo terzi, quindi appunto, ci poteva stare, con presente... Brazzeri, e tutto, appunto. Ci poteva stare. Sì. Fabrizio, proprio in quella serata il presidente della Federazione Italiana Rugby, che si è complimentato con Matilde Marzio Innocenti, gli diceva: posso dirti quello, perché gli ho fatto fare una domanda e lui ha detto: più che una domanda voglio fare una considerazione. Tu, come questi ragazzi, dovete coltivare i sogni, e so che sia nel rugby che nel nuoto paga esclusivamente il lavoro, e lei ci ha spiegato le sue sessioni di lavoro. Poi, entrando nello specifico, naturalmente lei non può conoscere quello che io e te, Fabrizio, abbiamo visto. In lei vedo, anche se la Van Halsmink veniva dalla Farfalla, lei viene dalla Rana, però la stessa determinazione, la stessa voglia. Vincesse un quinto di quello che ha vinto Franziska, io, guarda, vengo da te, ti abbraccio subito. Però vedo la stessa grinta e la stessa determinazione, o mi sbaglio? Sì, no, è bellissimo anche vederla allenarsi. Guarda, ti dirò, io ogni tanto capito, guardo, parlo all'allenatore, è bellissimo anche vederla allenarsi, è un gruppo bello, è veramente interessante anche vedersi allenarsi. Questa è una ragazza che ha delle belle qualità. Ora, di più non voglio dire, perché uno dice, ma però insomma noi ci puntiamo su lei e su tanti altri giovani che abbiamo. Lo ribadisco, ancora oggi siamo un vivaio, una parte importante del nuoto giovanile fiorentino, e non solo giovanile. Questo è un orgoglio mio, perché sai che ci lavoro da una vita su questo, e quindi mi piace, insieme ai miei collaboratori allenatori, dire e vantarmi di questa cosa. E ne abbiamo d'onde. Ok, allora Fabrizio, buon fine anno, migliore inizio del 2023, poi ci rivedremo sicuramente. Paolo Caselli sta ogni tanto venendo in piscina, più il focus sulla pallanuoto che non direttamente sul nuoto, però riuniremo le forze. Io torno a Firenze verso il 20 di gennaio, mi fermo in pianta stabile, per cui mi riapproprierò di tanti spazi e vi verrò sicuramente a trovare quanto prima. Auguroni, auguroni, auguroni. Fabrizio, un abbraccio, grazie. A voi, grazie davvero, grazie di tutto e auguri di buon anno. Grazie, grazie a Fabrizio Vedani. Di nuovo mi vedete ancora sulla coffa del canale 96 di Tele Firenze Viola Super Sport. Riapriamo uno dei capitoli trattati anche in mattinato con Paolo Caselli. Parliamo di pallanuoto, abbiamo il piacere di presentare per la prima volta a voi Carlo Silipo, ex indimenticato grandissimo attore di una nazionale di pallanuoto di qualche anno fa, adesso allenatore del Sette Rosa, che è appena rientrato da una decina di giorni trascorsi in America in un collegiale con la nazionale statunitense e la nazionale spagnola. Signor Silipo, benvenuto, auguri, grazie di essere con noi. Salve a tutti, buongiorno e buon Natale. Allora, siete appena rientrati, è stato letto le note questa mattina durante la nostra rassegna stampa di Fin.it, che ringrazio sempre. Una 10 giorni proficua, avete fatto 2 partite con la nazionale americana, perse 16-13 e 14-10, avete lavorato con la nazionale spagnola. Che cosa può trarre da questo nuovo gruppo della nazionale italiana, il nuovo Sette Rosa? Ma diciamo che questa era la tappa conclusiva di una stagione molto impegnativa, che ci ha visto gareggiare i mondiali a fine luglio e agli europei, agli Spalato, nei primi 10 giorni di settembre. E competizioni che abbiamo affrontato, diciamo, in maniera eccellente, si sono conclusi con un'ottima medaglia di bronzo all'Europa di Spalato. E dopodiché abbiamo approfittato di questo invito della nazionale americana, della federazione americana, nel fare questo common training di 10 giorni poco prima di Natale insieme alla nazionale spagnola. Diciamo, occasione che abbiamo preso al volo, perché stiamo parlando di 2 formazioni top nella pallanuoto mondiale ed europea. Siamo negli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono 3 volte campioni olimpici, attuali campioni mondiali, fanno una pallanuoto secondo me molto moderna, fisica, veloce, però anche molto intelligente.
l'altro sparring era la Spagna, campioni in carica, campioni europei in carica, anche loro diciamo fanno una pallanuoto molto, molto vivace, un poco più tattica rispetto a quella statunitense. Diciamo che questi 10 giorni sono stati molto positivi, perché abbiamo capito che possiamo arrivare a competere ai loro livelli se cresciamo individualmente di quel poco, per poi far crescere di tanto il lavoro di squadra. Senta, abbiamo a difesa, noi lavoriamo da Firenze, che la ringrazia per essere partecipe della nostra trasmissione. Abbiamo una ragazza che lei conosce ormai benissimo, Caterina Banchelli, il portiere della Arenantes Florenza e della Nazionale, ragazza giovanissima che sotto le cure anche della ex grande portiere Elena Gidi, che fa parte del vostro staff, sta diventando protagonista sempre. Quanti margini di miglioramenti ha Caterina? Ma vabbè, Caterina è comunque un portiere molto giovane. Quindi ha appena iniziato, ha fatto quest'anno la prima competizione internazionale, ha dimostrato comunque una caratteristica che per i portieri è fondamentale, quella del coraggio. Non ha avuto paura di immergersi subito in questa dimensione da titolare, dimostrando anche una grande continuità. Naturalmente può fare ancora tanto, diciamo che un portiere a 22 anni è veramente ancora giovane. Arrivare ad alti livelli significa dover fare tantissime partite di alto livello, quindi sono sicuro che lei c'ha ancora dei grandi margini di miglioramento, ma come dicevi giustamente tu, seguita da Elena quotidianamente a Firenze e da Alec Cotti, che è stata una grandissima atleta e ora sta dimostrando di essere anche un grandissimo tecnico, sicuramente crescerà ancora di più. Senta, a livello di campionato italiano comandano sempre quelle tre, Roma davanti, dietro c'è Catania e Padova, se la guardano tra di loro. È un campionato appena appena sbilanciato, nel senso ci sono due poli, le prime tre, poi Trieste che è la migliore del gruppo che segue, ma oltre quelle tre nessun'altra squadra per adesso sembra in grado di poter ostruire il dominio di quelle tre. Deve cambiare qualcosa o il fatto di avere tre squadre che hanno la grande possibilità monetaria di portare quante più campionesse rende un campionato, diciamo, come quello maschile? Laggiù ci sono Recco e Brescia e dietro non c'è nulla. Qui siamo quasi qua alla stessa stregua. È tutto giusto o vince chi ha più soldi? Ma vince chi programma meglio, perché non è solo una questione di soldi, quindi diciamo che Roma, Padova e Catania, soprattutto diciamo Catania in questi anni ha dimostrato di essere una società che sa programmare bene, sa quando e come investire, non ha paura di investire nei giovani, sta facendo altrettanto bene Roma in questi anni, che ha sempre aggiunto qualcosa all'anno precedente. Padova è una realtà che da tanti anni è ai massimi livelli italiani, quindi diciamo che queste tre società devono essere da esempio a chi sta dietro. Mi auguro che tutte quante le altre società possano avere lo stimolo e la voglia di arrivare a poter competere contro di loro. Trieste pian piano sta costruendo qualcosa, speriamo che anche loro possano diventare il quarto polo diciamo importante d'Italia, e spero che così facendo anche le altre si provino ad arrivare a quei livelli, perché se vogliamo crescere tutte le società devono puntare all'alto livello, non bisogna guardarsi indietro, ma bisogna sempre guardare avanti e cercare di raggiungere quegli obiettivi. Chiudo con una domanda, perché sono in questo caso, non so, i prossimi appuntamenti del Sette Rosa dov'è? Dove sono? No, vabbè, diciamo che ora abbiamo dei raduni collegiali mensili, giusto per controllare lo stato di forma delle atlete, fare degli allenamenti che non facciano dimenticare i nostri sistemi di gioco. Poi ci saranno tra
all'inizio dei playoff, quindi stiamo parlando di aprile, due tappe di World Cup, dopodiché ci saranno i mondiali a luglio in Giappone a Fukuoka e gli europei a Tel Aviv a ottobre, quindi diciamo anche quest'anno è un anno molto denso di impegni, ma per noi che siamo un gruppo giovane va benissimo, perché abbiamo bisogno di fare quante più partite possibili. Prima abbiamo parlato di Caterina Banchetti, che è stata la sua prima competizione, ma così come lei ci sono tante ragazzine, alcune ancora più piccole. Abbiamo Giustini che è dal 2003, Bettini dal 2003, Cergol 2001, quindi tutti elementi che sono già facciano ora a questa palcoscenici internazionali importanti di un certo livello. Quindi quanto più esperienza si riesce a fare in queste competizioni, maggiormente e più velocemente riusciremo a maturare. Quindi benvengano queste competizioni, le prepareremo sempre con lo spirito di poter arrivare il più in alto possibile, e siamo pronti. Allora, noi siamo pronti a festeggiare ormai tra pochi giorni l'anno nuovo, magari chi vedrà questo servizio sarà già passato il Capodanno e saremo già nel 2003, per cui già aperti verso una nuova annata dello sport italiano. Signor Silipo, sono onorata di averla ospitata, come spesso avviene con Alessandro Campagna, che parla spesso con noi. Ora spero che in questi giorni mi dia l'orario per cui io lo possa chiamare 10 minuti e la squadra è a sua volta in ritiro, per cui sono in Grecia. È stato un piacere, un onore, buon lavoro, tante cose, auguri, ci sentiamo al 2023 per fare un altro piccolo step sulla pallanuoto nazionale femminile. Grazie a tutti, un saluto forte e buon fine anno e buon inizio. Grazie Carlo Silipo, è un onore. Bene, chiudiamo anche il collegamento con l'allenatore del Sette Rosa, l'ex indimenticato azzurro Carlo Silipo. Abbiamo due grandi esperti, ex giocatori, Campagna da una parte, Silipo dall'altra. Credo che sia il meglio del meglio che la pallanuoto italiana ci possa regalare, nella speranza che gli anni che arriveranno saranno forvieri di tante, tante, tante belle notizie. La linea torna Enrico Milano, anche per questo capitoletto della pallanuoto è tutto. Buone feste, miglior inizio, buon 2023 a tutti. Da Stefano Ballerini e dalla redazione del canale 96, solo e solamente di Tele Firenze Velo Super Sport, la linea torna alla mia regia. Grazie Enrico, a presto.